Questa è una domanda abbastanza difficile. Questa è difficile. Allora, secondo me la via viene salita sempre col sistema più semplice. Ciao a tutti amici di Reclaim Life e benvenuti in un nuovo video del canale. Oggi video richiesto, su Instagram avevo fatto un sondaggio tempo fa, se non l'avete ancora fatto seguitemi anche su Instagram e iscrivetevi al canale ovviamente. Oggi sono qua con Fabio De Cesaro, Ciao a tutti. local climbing legend, e dico sempre così, una delle leggende dell'arrampicata locale, per parlare appunto di etica. Etica nel mondo dell'arrampicata. Intro e partiamo. Allora Fabio, primo punto che vorrei toccare con te sul discorso etico. Siccome abbiamo fatto dei video qualche tempo fa con Edoardo che partiva con il terzo rinvio passato su una via molto storica, molto famosa che è il Movimenti Tellurici Igni, che tu anche hai salito, qualcuno appunto diceva: eh no, ma è valido col secondo, è valido con il terzo, bisogna partire dal basso. Sul discorso rinvii già passati prima di affrontare la via, tu cosa pensi? Allora, generalmente, come la pensa anche Adam Ondra, se non sbaglio, e altri big, si parte sempre con la corda da terra. Dopodiché, anche in questo caso, ci sono delle eccezioni, perché quando i criteri di sicurezza vengono meno, chiaramente dobbiamo proteggersi, perché stiamo facendo uno sport in sicurezza, l'arrampicata sportiva non deve essere uno sport rischioso. Quindi in questo caso, come nella falesia di Igni, che è una falesia particolare dove si parte direttamente sul tetto e si rischia di arrivare per terra prima di passare il primo rinvio, chiaramente il buon senso di tutti i climbers li fa partire con almeno uno o due rinvii passati. Dopodiché, in questi casi si segue le regole del passato, chiaramente, perché lo spittaggio fa grado, per cui diciamo che si tende a ripetere la via sempre nelle stesse condizioni, comunque Di come è stata di liberata, come è diciamo. stata liberata e successivamente ripetuta nel caso in cui il primo salitore fosse stato un folle, si segue una regola tra virgolette di buon senso, come prima, comunque basta essere chiari di quando si ripete il tiro. Se uno l'ha ripetuto col terzo rinvio, è chiaro, è fine. Generalmente, comunque, si segue la regola detta Ok. prima. Allora, volevo fare un attimo una premessa. Noi per etica nel mondo dell'arrampicata cosa intendiamo? Tutte quelle regole, diciamo non scritte, che ci sono, che fanno parte del mondo dell'arrampicata, che sono regole, diciamo, di salita, che sono estremamente soggettive, che usano un po' appunto il buon senso, diciamo, dell'arrampicatore. Tu hai detto una roba interessante adesso. Lo spittaggio fa a grado. Quindi Purtroppo non ci nascondiamo davanti un dito, ma in certi casi fa grado, perché altrimenti tutti non salterebbero tanti rinvii su certi passi. Per cui in falesia comunque da sempre è tollerato il fatto che sulle vie, soprattutto in alto dove non è pericoloso, salti i rinvii, perché teoricamente dovrebbero essere solo una protezione e non aumentare la difficoltà della via. Alla fine però Diciamo abbiamo dei possiamo casi in dire. cui passarli crea una difficoltà in più, però è necessario perché altrimenti la via diventerebbe pericolosa. Ok, quindi sul discorso rinvii e spittatura possiamo riassumere così. Tendenzialmente bisognerebbe seguire i primi salitori, quindi chi l'ha liberato, chi l'ha ripetuto, come in questo caso di Movimenti Tellurici e Igne, se si è sempre partiti, diciamo, con il secondo rinvio passato, continuare a fare così. Ti faccio una domanda: se uno la libera dal basso, Meglio. questa regola cambia, o preclude la sicurezza e quindi è comunque sempre bene, pensare prima appunto alle caviglie e continuare a ripeterla così? Qua, ripeto, è una questione di buon senso, quindi se qualcuno se la sente, bene,
bene. Io personalmente penso che sia meglio pensare innanzitutto alla sicurezza. Benissimo, io su questo mi trovo estremamente d'accordo. Dopo la questione è sempre delicata perché secondo, terzo rinvio non si sa mai alla fine dei conti, fin dove arriva questa parte di sicurezza in cui bisogna tutelarsi e in cui poi diventa una scalata top rope. Per questo, secondo me, si segue l'esempio di chi ha fatto prima, così non abbiamo dubbi. Esatto, Sappiamo che la questo scalata è abbastanza sicura, sappiamo che viene ripetuta la via nelle stesse condizioni dei precedenti salitori, quindi non abbiamo di questi problemi, tra virgolette, comunque. Diciamo, Comunque sono sottigliezze. io ho visto molti video, insomma, di arrampicatori d'elite, possiamo dire così, che partono anche con il secondo passato. È lo stesso, comunque, ad Amondra ci sono molti video dove lui parte su delle vie con il secondo passato, comunque vie o che libera lui o che comunque sì, chioda lui. Adesso diciamo due rinvii molto bassi. E poi un terzo molto alto dove si rischia di arrivare per terra. Si segue il criterio chiaramente della sicurezza, secondo me. Chiaramente se c'è un rischio molto molto alto di arrivare per terra, premesso che vuol dire che la via non è sfidata proprio al top, probabilmente, oppure è proprio una via sfortunata, perché comunque stiamo parlando di pochi casi alla fine dei conti, Sì. perché tranne certe falesie come ignee dove si parte per esempio con un tetto subito in partenza a 2,5 metri. È difficile, secondo me, trovare delle vie in cui si pongono questi problemi. In ogni caso, sicuramente Pensare dobbiamo prima. tutelarci prima e pensare prima alla nostra sicurezza personale, È perché non perfetto. possiamo in falesia rischiare di farci del male o rischiare la vita. Esatto, su questo mi trovo estremamente d'accordo. Ultimo punto per quello che riguarda la spittatura, che l'hai accennato poco fa, spitti in alto su un passaggio difficile, lo salto perché non riesco a spittarlo, perché ho difficoltà, cioè quello spittaggio mi fa molto grado, lo salto, vado oltre, boh. Devo spittarlo o... Beh, secondo me no, se non è una situazione di pericolosità, io personalmente secondo me non cambia niente tra spittarlo o no per quanto riguarda la fattibilità della via. Abbiamo degli innumerevoli esempi in cui chiunque insomma salta i rinvii alti e questa questione non si pone, per Perfetto, e anche cui. su questo insomma mi trovi d'accordo, quindi parliamo comunque di rinvii alti dove appunto la caduta comunque è in sicurezza e quindi diciamo che per quanto riguarda il capitolo spittaggi direi che ci siamo abbastanza spiegati. Adesso arriviamo al secondo punto che volevo trattare con te sull'etica, le prese scavate. Qui l'argomento è più semplice. L'argomento sì. Allora, diciamo che forse qualche anno fa, 10-20 anni fa, quando insomma l'arrampicata sportiva ha mosso i suoi primi passi, sulle pareti dove non si passava si andava un po' di trapano. Adesso ci sono delle vie trapanate, delle vie che sono state poi successivamente liberate in maniera naturale, senza usare appunto gli scavi. Lì sul discorso scavi, cosa pensi? Passato e presente. Sì, come hai ben accennato prima, le prese scavate hanno fatto parte della storia dell'arrampicata sportiva. È stato un capitolo che, per quanto possiamo giudicare, è stato storico, per cui, per quanto riguarda le prese del passato, non abbiamo molto da commentare al giorno d'oggi. È stato un passaggio di questo sport. Penso sicuramente che attualmente le prese scavate non vanno più neanche prese in considerazione nel senso di scavare prese al giorno d'oggi, in quanto sicuramente non è un'operazione che fa progredire il nostro sport e inoltre sarebbe anche un atto che vedo egoistico, nel senso che togliamo la possibilità alla gente più forte, magari del futuro, di liberare delle vie più difficili, cosa che magari noi non saremmo neanche in grado di concepire. Per cui nel 2024, dal mio punto di vista, scavi banditi. Scavi banditi e direi che secondo me possiamo essere d'accordo, almeno io lo sono,
Ci sono le vie appunto che sono state fatte con gli scavi. Una volta c'era un tipo di concezione, nel senso di salita, che quindi sembrava impossibile passare su dei muri, e quindi ovviamente gli si dava due colpi di trapano. Adesso appunto, con l'evoluzione che ha avuto comunque il nostro sport, il messaggio sarebbe questo: c'è un muro dove non passi, basta, cioè, lo lasci lì, passerà qualcuno forse, e se no comunque non è da deturpare ulteriormente l'ambiente per fare una salita dove comunque ce ne sono già tante. Poi adesso ci sono anche le palestre, quindi nelle palestre indoor penso che gli scavi possiamo spostarli dove vogliamo, esatto, se poi non ci piace. Esatto. E questo era il secondo punto. Arriviamo così al terzo punto. Allora, ad oggi ci sono degli strumenti per l'arrampicata sportiva che 20 anni fa appunto non erano in uso comune, quantomeno. Ne citiamo due: il bastone, truffaldone, furbo, papero, chiamiamolo come vogliamo, e le ginocchiere. Allora, io partirei nel senso dal bastone, quindi passare un rinvio alto, l'abbiamo accennato prima sui rinvii, però diciamo questo è appunto uno strumento che ci aiuta molto, ma secondo me, dopo mi dirai tu come la pensi, ci aiuta molto a preservare la nostra incolumità in parete. Tu il truffaldone lo consigli o no? Quindi il bastone per passare i primi rinvii, nel senso in sicurezza. Secondo me la via è salita correttamente quando viene salita passando ogni rinvio in successione, quando generalmente sono già in parete, il tentativo buono della via viene fatto da tutti con già i rinvii piazzati. Per cui io non vedo perché non utilizzare questo bastone. Se vogliamo utilizzarlo, bene, se non vogliamo utilizzarlo, va bene comunque, perché l'importante è salire la via nel modo corretto. Il bastone non ci influisce la performance da questo punto di vista. Ok, giusto, sono d'accordo. E dopo arriveremo successivamente sul discorso salita. Adesso volevo parlare un attimo delle ginocchiere. Le ginocchiere è uno strumento che ultimamente va molto di moda e oggettivamente semplifica, in certi casi dove è possibile utilizzarlo, insomma, di molto quello che è la nostra salita. Sulle ginocchiere cosa pensi tu? Sì, ho già avuto modo di parlare con parecchia gente riguardo delle ginocchiere, ed effettivamente tutti convengono che in certi casi semplificano la salita. Comunque, in ogni caso, quando si pubblica la salita, quando si parla che abbiamo fatto questa salita, basta semplicemente dirlo, fine, secondo me. Pro o contro? Le ginocchiere? Non saprei risponderti, io non le uso, perché personalmente non mi piacciono, ma non sono contrario. Ok, ci sta. Ultimo punto di quello che è la nostra piccola chiacchierata di oggi con Fabio è sulla salita in sé, quindi la pulizia della via. Quando una via è salita correttamente? Mi spiego meglio. Appunto, abbiamo detto che certe volte appunto partiamo con magari il secondo rinvio quando una via è stata comunque liberata dal basso, oppure possiamo avere dei casi come saltare lo spit in alto e arrivare a quel passaggio senza aver il problema di dover spittare, oppure abbiamo qualche piccolo raro caso dove una volta le catene erano state studiate, correggimi se sbaglio, per essere prese una volta nelle mani. Era tollerato prendere la catena in mano. Il discorso magari di c'è una linea degli spit, trovare delle soluzioni più semplici facendo degli orologi, spittando comunque la linea corretta di salita. Fin dove è etico salire una via in queste modalità? Quindi con primi passati,
catene prese in mano, orologi vari, tu come la vedi? Allora, per quanto riguarda i video passati, ne abbiamo parlato prima, è solo questione di sicurezza, comunque io credo che i casi siano limitati in cui ci sia necessità di passare il primo, il secondo rinvio per evitare comunque di procurarsi dei danni fisici. Quindi su questa parte abbiamo già risposto. Dopodiché la via viene salita indistintamente dal fatto che i rinvii siano già presenti o meno sugli speed, perché altrimenti cosa facciamo? Iniziamo a dare il grado con un rinvio sullo speed, senza rinvio sullo speed. Questa distinzione, da quanto ne so io, non la fa nessuno, non mi sembra che sia un argomento di cui parlarne. La via dopodiché viene fatta quando si passa la catena dall'ultima presa senza prenderla in mano. Okay. Ormai al giorno d'oggi questa soluzione sulle vie che permettono delle variabili magari che sono state liberate con un certo grado passando dritto per dritto dove è più duro, trovando un sistema più semplice, è giusto sempre ricercare un sistema più semplice o in certi casi la via va salita, se è stata liberata dritta per dritta non devo fare l'orologio a sinistra o a destra? Questa è una domanda abbastanza difficile. Questa è difficile. Allora, secondo me la via viene salita sempre col sistema più semplice, perché questo sicuramente è un metodo che ci permette di dare il grado più corretto alla via. Quindi se una via viene liberata con un sistema che è più difficile, dopodiché se ne trova uno più semplice, chiaramente il grado più corretto è quello col sistema più semplice. Per quanto riguarda orologi e quant'altro, secondo me una volta che restiamo nei confini della via, se non andiamo a invadere altre vie e riusciamo a passare tutti gli speed correttamente, tutto è valido, tutto è buono, e anche su questo insomma mi trovi ben d'accordo. Allora, nell'arrampicata abbiamo anche ovviamente le salite a vista, le salite flash e le salite lavorate. Sul lavorato poi diciamo che conta poco il numero di tentativi, quanti tentativi uno si dà, comunque parliamo di una salita lavorata. La salita flash anche lì è un po' borderline, perché magari ho avuto delle indicazioni, però dopo sopra magari su vie molto lunghe comunque la scalata è a vista, quindi anche lì appunto è un'etica secondo me molto soggettiva che uno sceglie di darsi. Uno si sente se ha salito una difficoltà a vista o se non l'avrebbe salita senza aver visto un altro arrampicatore farlo o senza aver avuto dei suggerimenti, e su questo punto possiamo essere d'accordo. Ci sono dei casi particolari, e spero di spiegarmi in questo, dove abbiamo due linee che salgono con una prima parte in comune. Facciamo un esempio, avrò una salita così che va a sinistra a 7A e una salita che parte uguale e va a destra a 7B. Se io salgo magari lavorando quella più difficile 7B e dopo faccio, o quella più facile anzi, facciamo in due tentativi il 7A e poi salgo a vista la seconda parte di 7B, come mi giudico questa salita? Allora, riguardo, ho già letto degli articoli da dei big che sono riusciti a salire delle salite in questa modalità e semplicemente lo hanno specificato. Sono riuscito a salire la via di destra a vista, però avevo già fatto precedentemente in lavorato a vista o flash la parte di sinistra, per cui la prima parte in comune l'avevo già scalata. Così okay. È stato risolto questo problema. Quindi facendo una specifica, esatto. Diciamo, potrebbe essere una salita a vista specificando, sì, facendo una nota che la prima parte era già stata salita. Per quanto riguarda invece la scalata flash, farei una nota per quanto hai detto prima. Sì. Secondo me, anzi, la salita a vista è fatta quando non ho mai visto nessuno salire, quindi non ho mai visto un sistema provato da un'altra persona e non ho ricevuto nessun consiglio. In tutti gli altri casi è flash se lo salgo al primo tentativo. Okay. Per cui è abbastanza oggettivo questo giudizio di fatto.
Poi lì potremmo avere sempre dei problemi perché la vista se ne vie, se tutti gli appigli sono sporchi e quindi segnati è una cosa, se sono bianchi chiaramente è più facile, però comunque a vista si intende quando non si è mai visto nessuno salire e non si è ricevuto consigli, per cui Quindi quello quello è. è abbastanza chiaro. Sì. Ovviamente per quanto riguarda il tema etico, l'etica deve essere presente in noi non tanto cioè non solo su la specifica salita e come salirla, ma proprio deve essere un comportamento che noi dobbiamo tenere negli ambienti e questo forse è anche la roba un po' più importante, Fabio. Sì, le falesie, come le aree boulder, tutti gli ambienti naturali, a prescindere dall'arrampicata che frequentiamo, vanno tutelate dal punto di vista ambientale, per cui dobbiamo stare attenti alla pulizia, sia per quanto riguarda i rifiuti che portiamo in giro, per quanto riguarda le ispezioni di corda quando la tagliamo o che lasciamo, per quanto riguarda andare in bagno, questo aspetto, Curato, va curato e ognuno di noi attenzionato. dobbiamo essere responsabili, per quanto riguarda questo. E qua ovviamente spero che siamo tutti quanti d'accordo. Allora, amici, per questo video io direi che è tutto. Se avete delle domande da fare a me o da fare a Fabio su dei temi etici che magari non abbiamo trattato in questo video, scriveteli nei commenti e vedremo di rispondervi qua sotto. Io vi invito a seguirmi su tutti i miei canali social, ad iscrivervi al canale che per noi è importantissimo, per voi è un semplice click. Sono disponibili anche gli abbonamenti a 1 euro per supportare tutto il lavoro che stiamo facendo. Per questo video è tutto, come dicevo, ringrazio Fabio, se volete potrete venire a trovarlo alla palestra di Longarone che è appena aperto, nuova, c'è anche il boulder, presto sarà disponibile anche il kettlebell, magari quando uscirà questo video sarà già disponibile, che è Speriamo. uno strumento simpatico, penso sia l'unico anche in provincia. E grazie ancora Fabio e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao a tutti Grazie ragazzi. a te e grazie a tutti. Ciao Ciao. ciao! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things.